Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Mi fa troppo strano che questo video verrà editato poi in Italia, ma comunque. Adesso sto caricando quello che ho finito di editare ieri sera. Alla fine sono andata a dormire intorno alle 2, non ho fatto proprio tardissimo. Mi sono svegliata alle 8, adesso sono le 8 e mezza. Alla fine credo prenderò un taxi perché fa troppo freddo. E il problema è che ho la valigia, ho lo zaino e ho il giubbotto, quello gigante. Mi annoia. E vabbè, spenderemo questi 30 euro di taxi. Poteva andare sempre peggio, poteva andare anche meglio, spendere 3 euro di metro barra trenino veloce, ma vabbè, una volta ogni tanto, raga, si può fare. In particolare in queste situazioni dove sei carica, c'hai le cose, sempre meglio. Poi ripeto, cioè, guardate il tempo fuori, quindi devo prendere il taxi intorno alle 10:40 più o meno per stare sicura. Io volevo stare in aeroporto per mezzogiorno e da casa mia con la macchina ci vuole una quarantina di minuti e a quell'ora per fortuna non ci dovrebbe essere particolare traffico. Detto ciò, appunto, adesso carico il video, 5 minuti e ovviamente, lo sapete, faccio colazione. L'ultima cosa che mi rimane da fare è il beauty qua dei caricatori. Io lo chiamo il beauty dei caricatori. Lì c'è anche il beauty del bagno, insomma ci ho messo alcune cosine. Importantissima, raga, penso la skincare pre-aereo è importantissima, tant'è che io l'ho iniziata 2 giorni fa, perché è 2 giorni che mi faccio belle maschere intensive. Infatti guardate la mia pelle quanto è idratata anche dopo essermi lavata il viso, cioè dovesse toccarla è super 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 idratata, proprio perché in aereo si secca da morire. Si secca tutto, tutta la pelle, figurati quella del viso. Quindi skincare sull'aereo, ma anche skincare prepartenza. Frigo, letteralmente, guardate che brava, tutto vuoto. Sono rimaste giusto le salse o le cose tipo sotto vuoto che magari si possono tenere, poi lo scopriremo. E nella mia super tazza di Marvel unisco anche il latte. Tutto calcolato, ragazzi, eh. Io sono una persona letteralmente calcola tutto al millimetro proprio. E ho ancora il caffè che ho portato dall'Italia 8 mesi fa. Cioè, guardate che bravo. Non l'ho mai usato, l'ho usato in occasioni specialissime. Mi sono scaricata gli episodi che devo vedere di My Demon, questa serie qua su Netflix, sperando che sia sottotitolata, almeno di non averla scaricata in coreano. E qua ho iniziato a vedere Non ho mai, che volevo vedere da un po', e l'episodio a cui arriverò, poi scaricherò gli altri così la tengo intanto. In realtà volevo scaricare Demon Slayer, ma ovviamente essendo che sono qui in Corea lo posso scaricare soltanto in giapponese con sottotitoli in coreano. Sinceramente non me la sento. Valigia lasciata, direi super slay, perché ci ho messo 5 secondi letteralmente. Ora aspetto signor fidanzato che dovrebbe arrivare tra 10 minuti. Ce l'ho fatta, ragazzi. Ce l'ho fatta in tempo. All'arrivo, dove di solito vedete che passano gli idol, sapete, no, quei punti lì, non c'era nessuno. Quindi valigia lasciata letteralmente in 3 minuti di numero. 20 kg, potevo anche metterci i CD che mi sto portando nello zaino. Però vabbè, non ci ho pensato. Cioè, sapete quando basta, cioè Bologna mi sta valigia. Il signor fidanzato è arrivato. Forse si vede dal riflesso, non si vede dal riflesso. Eccolo. Fuori sta. No, oddio, ho guardato Hunger Games, io lo devo fare. Comunque, adesso stiamo un po' svapando e poi devo entrare tra una mezz'ora e fare i controlli, perché il mio boarding è alle 13:20. Ecco il mio snack. Ho preso il mio gimbap preferito e questi mochi alla castella. Sono pronta a partire. Questo è il gate. Si legge Roma. Siamo tornati a casa. Sono appena salita sull'aereo e finora i posti sono ancora liberi, ma non per molto, credo, sta arrivando altra gente. Fa stranissimo perché sono quasi tutti coreani, ci sono pochissimi stranieri che tornano a casa. E tra l'altro fuori sta nevischiando perché vedo cadere. Se provo a riprenderle sicuro non si vedrà niente. Cioè, io prossima volta voglio questi posti qua dietro. Ci sono 2 posti. Cioè, invece di essere una fila a 3, è la fila a 2. Guardate. Non voglio. Aspettiamo di partire, solite cose, faccio vedere cosa c'è sul posto. Korea Air è un'ottima compagnia, c'è un sacco di spazio qua. Di solito c'è cuscino, cuffietta, pantofoline e copertina.
andata al bagno perché è l'unico modo in cui posso parlare. C'è questa signora e suo nipote, presumo, vicino a me. E il nipote ogni volta che deve andare al bagno mi scavalca praticamente, neanche aspetta che mi alzi. Quindi mi sto leggermente innervosendo perché sono passate 3 ore e mezza e lui ha già fatto questa cosa 6 volte, non sto scherzando. Quindi ogni volta togli la cuffia, metti la cuffia, vabbè. Sto morendo di sonno ma non riesco a dormire, come sempre. Ma io non me lo so, ragazzi, cioè, non so quanto mi sentirete perché non posso urlare. Sennò chissà che pensano che faccio il bagno. Momento skin care. Mi spiace solo per la gente fuori e se ne farà una ragione, ma io ho bisogno di questa cosa. Ho bisogno di questa skin care. Prima vi faccio vedere i due beauty. La spazzolina, i curry, le serviettine, i tappi per le orecchie perché l'altra volta sono morta. Mentre qui c'è la cosa succulenta. Maschera. Ho portato i mini pad, questi qua per pulire il viso. Esercizione, quindi qua dentro ho deportato l'olietto e qui c'è la foam. Tonico spray, lozione, crema, tutto mini. Ovviamente mi lavo anche i denti. Arrivata a Roma, Fiumicino. Sto aspettando i miei. Come sempre c'è ritardo, comunque è una cosa genetica a quanto pare. Io ho la borsa, non capisco come mai ogni volta il mio zaino diventa sempre più pieno, perché poi tiro fuori le cose che ho incastrato bene ed è un casino. Ora, ricongiungimento. Non so se riuscirò a riprendere il momento dell'incontro, ragazzi. Gli amici coreani ancora mi circondano. Io certo mi aspettavo di trovarli una volta uscita, come nei veri film, con i cartelli. Nessuna magia. Nessuna magia. Dai, ma sempre tardi. No. C'è un'accoglienza, una cosa. Ma che è? Cosa di Natale? Ma che è? Ma sì. Ma che freddi tiene? Oh, ma sei uscita da sola. Le tue puzzole devi vedere. Dove stanno? La sta girata di schiena. Ma amore! Oh! Vabbè! Addio! Vai, sì, ma che è? Ciao, pezzino! Ma si è morto! Mi sento molto così. Oh, ma sono girata 5 negozi dei cinesi per trovare sta cazzo. Il certo è più grande del mio. Prima cosa strana, scarpe dentro casa. Non si fa. Dovremmo toglierle tutte. Lì la mia valigia. Qui le bambine con le tappe. Ecco qua, già cominciamo la follia. Saluto a chi. Oh, ciao! È arrivata! Detto ciò, ecco, se sei sognate. Oh. No, più che altro non posso fare che non c'ho forno. No. Guarda, ha ricevuto un altro. No, è frigo, una sua volta. Io! Amore, dovete aprire quello. Ma tutta, ma uno per uno! No. Ma guarda! Tutte le cose condivise. No, vabbè, allora lui apre una cosa e un altro. No, tu apri quello. Ecco fatto, perché? Quello no, lo dico. Ma sono 3! Ah, ma è una cosa! È tutto un pacco. L'orologio Sugrini! Ho cercato tutto il mondo! Santa! Ho cercato il mondo! Guarda che bei pacchetti, ci ha messo la vita! Ho messo pure il video! Vabbè, infatti, come cazzo sa? Pure il video! La carta è figa! La carta è bella! Davvero, è l'ultima! Ah, l'ho portata! Ma che è? Aspetta, che lo fa prima io! È la trappola! Ma che è? Aspetta, prima io! Che bello! Prima di vedere! E l'apri bottiglia quella come il foglio. Bellino! L'apri bottiglia con la bottiglia. Col soggiù. Guarda! Le mie bollette! Come?
come due. Ma che è? Sì, che sono due, non sono incartato. No, quello non l'ho incartato io, quello l'ho incartato la tizia bianca. No, quella non la vedi, naturalmente. Grazie. Grazie. Ma perché ci stanno i signorini? Ecco, guarda, guarda, che femmina! La guardi con la maestra! E Ale, tu corna! Sto rientrata nella mia cameretta con i miei quadruzzi. Mi era mancata. Ragazzi, sono tutti pacchi da aprire. Penso faremo domani, perché non ho le forze adesso. Vorrei solo coricarmi. Ora mi laverò e poi metterò a dormire. Sono sveglia da... Non ci riesci. 24 ore sicure. Ora che dormi, boh, non lo so, sincero. Spoiler di tutti i pacchi qua da aprire, tutti dentro questi cassetti. Vi posso dire, è bello essere tornati a casa. Però, raga, cioè, qua urlano troppo, Mi sento un pochino chiusa. Poi ecco qua il soggiù che aveva lasciato a casa mia Jenna, l'ho portato. Perché dico, tanto se lo lascio lì a casa mia in Corea, cioè comunque quanto fa strano, casa mia in Corea. Quindi per oggi è tutto, così domani poi monto il video e lo potete vedere. Ciao.